immagini rigorosamente di repertorio per raccontare dell'ennesima mattinata di rivendicazione al comune di Nocera Inferiore da parte degli addetti alle pulizie di ex Puliand ed ex Ecoteam. Accesso vietato anche ai cronisti accomunati al pubblico che di martedì può accedere agli uffici solo di pomeriggio. Intanto toni agitati tra i lavoratori che hanno in mano il mandato dello stipendio di novembre, ottenuto come accade oramai da prassi attraverso decreto ingiuntivo, sin dal 7 febbraio, ma ad oggi non riescono a riscuotere le loro spettanze. Una vicenda paradossale che indispettisce sia gli operatori che i rappresentanti sindacali. Annuncia la sua intenzione di procedere con una denuncia penale il rappresentante della CISL Tonino Di Michele, il quale tiene a sottolineare che la faccenda gli sa tanto di dispetto, non trovando spiega un termine più adatto a descriverla. Arriva intanto la convocazione in prefettura a Salerno per le 10 di venerdì 17, un vertice atteso al quale i lavoratori hanno chiesto che partecipino anche i candidati sindaco della città di Nocera Inferiore. 37 le famiglie con il fiato sospeso per il futuro incerto sono quelle degli addetti alle pulizie di Ecoteam e Puliand. Percepiscono lo stipendio, come detto, solo su decreto ingiuntivo. Vantano le mensilità da novembre ad oggi. Ad aggiudicarsi la nuova gara d'appalto che ha accorpato le competenze delle due aziende uscenti, uffici comunali ed anche decentrati, tribunale e cittadella giudiziaria, il Consorzio Meridionale Servizi di Caltanissetta. Per 36.000 euro al mese, sino ad oggi il comune ne aveva versati circa 70.000. Tutti i dubbi e i timori degli addetti alle pulizie hanno trovato conferma dopo il summit avuto con il commissario Mattei e il CMS. Saranno massicciamente tagliate le ore di lavoro, si arriva ad 1,5-2 al giorno al massimo, rispetto all'obbligo sancito dal contratto di mantenere invece i livelli occupazionali. La disperazione dei 37 lavoratori è esplosa a più riprese, soprattutto quando la scorsa settimana hanno accennato ad un'occupazione serale del comune, tentando di richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sulla loro vertenza e sulla loro rivendicazione del diritto al lavoro.